Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Bene, la pandemia ha spazzato via questo principio, perché adesso ci si preoccupa quasi esclusivamente della sopravvivenza, del numero dei contagiati, del numero di ricoverati nelle terapie intensive. E si dice che quando un uomo non rispetta i propri principi, bene, o i principi sono sbagliati oppure è l'uomo che non è una brava persona. E questo vale anche per le società. Io credo che il modo con cui stiamo reagendo alla pandemia provocherà dei grossi danni collaterali. Sia in termini di salute, pensiamo alle malattie che non vengono più prevenute o diagnosticate, sia in termini di educazione, pensiamo ai giorni di scuola persi dai nostri ragazzi, sia in termini sociali, pensiamo ai posti di lavoro persi e alla povertà che avanza. Bene, l'unico modo per uscire da questo tunnel sono le vaccinazioni. Purtroppo su questo fronte si stanno facendo veramente troppi errori, troppi ritardi, sia a livello nazionale che a livello europeo. Ma devo dire che nel Molise le cose stanno andando diversamente, per fortuna. È una piccola regione che, almeno nel caso delle vaccinazioni, si sta comportando bene. Lo dimostrano i numeri, il numero dei vaccinati sopra gli 80 anni, che vede il Molise in testa nella graduatoria nazionale. Ma anche un episodio recentissimo, a Pasqua, in tutta l'Umbria sono state vaccinate solo 16 persone. Bene, a Pasqua, nel comune di Agnone, sono stati vaccinati più di 150, persone. Bene, credo che in Molise bisogna continuare su questa strada per quanto riguarda le vaccinazioni.